26 febbraio 1802 nasce Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. Nel 1827 pubblica Cromwell, nella cui prefazione Hugo illustra le sue teorie sul teatro e sulla letteratura, teorie che metterà pienamente in pratica nel 1830 con Hernani. La data di uscita di Hernani segna convenzionalmente l'inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 esce Notre-Dame de Paris, primo grande romanzo, affresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1862 pubblica I Miserabili, opera colossale, fra le più lette del suo secolo. Hugo muore a Parigi il 22 maggio 1885.